Erano drogati i cinque calciatori rossoblù, tutta Bologna insorge respingendo sdegnata l'accusa. I tifosi rossoblù sono esasperati, sentiamoli un po'. Come tifoso, che cosa dice di questa storia? Io dico questo, loro non sono stati buoni a vincere sul campo e vogliono vincere a tavolino. Questo è il mio parere. Giusto, vero? E lei che dice? Io dico che siamo in un momento che se hanno il coraggio di sofisticare i generi alimentari, possono avere anche il coraggio di sofisticare il liquido dei giocatori. Ma lei che gridava prima, lei cosa? Io dico semplicemente un fatto, che noi lo scudetto moralmente l'abbiamo già vinto, qualsiasi cosa possano fare. Fulvio Bernardini, l'allenatore, è invece tranquillissimo, è sicuro dell'innocenza dei suoi ragazzi. Una dichiarazione, no comment, è logico. Parlano invece due giornalisti sportivi, Bardelli e Accatino, sentiamoli. Lo strano di questa faccenda che debba succedere proprio al Bologna, che è la squadra che aveva chiesto alla federazione un controllo antidoping di tutte le partite. Ma più strano ancora è che se mai il Bologna abbia drogato i propri giocatori nella partita contro il Torino, che presumibilmente era la più facile. Ma perché si è saputo così in ritardo? Forse è logico, perché i medici della federazione, preoccupati del gran nome del Bologna, che è in testa alla classifica, hanno voluto fare tre controlli anziché uno. Tre controlli impiegano del tempo, naturalmente. E il professor Petrucci, il famoso biologo bolognese noto per la fecondazione nella provetta, che ne pensa? Oh, errori non ce ne devono essere in argomenti di una simile delicatezza, nel modo più assoluto. Possono invece esserci delle errate interpretazioni dei risultati, ma non errori di tecnica. Come in ogni buon giallo, anche in questo c'è un avvocato, l'avvocato Artelli, difensore del Bologna. L'unica cosa che posso dire è che ho accettato e espleterò la mia difesa nei limiti dei miei mezzi col massimo entusiasmo, perché sono fermamente convinto dell'innocenza del Bologna. I cinque del doping intanto continuano ad allenarsi regolarmente, anche se il giallo diventa sempre più complicato con i reperti che non si trovano e con la magistratura che ha sequestrato le prove del presunto drogaggio. Ora i tifosi attendono una risposta dal giudice. Sono sicuri che sarà in contrasto con quella della commissione antidoping. Ma droga o no, una cosa è certa. Il nostro campionato di calcio è proprio avvelenato.